Ha creato stupore la rottura tra Davide Donadei e Chiara Rabbi di Uomini e Donne. Ora il gossip si accende intorno all'ex tronista, che ieri avrebbe trascorso parte del suo tempo con un ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Arianna Gianfelici e le immagini che li ritraggono insieme stanno facendo il giro del web in queste ore. In particolare, un video mostra i due complici e molto vicini. Va precisato. Questo non vuol dire che tra Davide e Arianna ci sia qualcosa in più di un'amicizia. Ma in tanti vedono questa voglia di Donadei di divertirsi alquanto strana. Come se ora si fosse liberato di un peso. E non è la prima volta che il gossip si accende intorno alla sua persona. Infatti, in questi giorni, l'ex tronista è spesso apparso sui social tra musica e tanto divertimento. Al contrario di Chiara. Quest'ultima appare, invece, abbastanza provata dalla... Lo stesso Davide ha fatto intendere di aver preso lui la scelta di mettere fine a questa relazione. Dall'altra parte, Rabbi ha cercato anche di difenderlo più volte, facendo notare che anche lui sta soffrendo per quanto accaduto. Le sue parole, però, non convincono affatto il pubblico. Vedendo video e immagini dell'ex tronista divertirsi dopo la rottura sta generando non poche polemiche. Il motivo? Quando la sua storia con Chiara Rabbi era ancora in piedi, era difficile vederlo in queste situazioni. Ora le polemiche aumentano con le immagini che lo ritraggono felice e sorridente con Arianna Gianfelici. Quest'ultima ha preso parte alla 20ª edizione di Amici, come aspirante cantante. È entrata a far parte del team di Rudy Zerbi, ma non ha avuto strada lunga all'interno del talent show. Infatti, non è neppure approdata al serale del famoso programma. I telespettatori non hanno comunque fatto fatica a riconoscerla nel video in questione. Intanto, Donadei risponde ad alcune domande anonime su Instagram. Al cuor non si comanda, dice a chi gli chiede se un giorno potrebbe entrare nella sua vita una donna fuori dal contesto televisivo. Ammette che sta bene e sta al gioco quando una fan anticipa che quando andrà in Puglia, gli salterà addosso, non amo le donne aggressive. Nella vita ci mancherà sempre qualcuno o qualcosa, dichiara ancora rispondendo alle curiosità del pubblico. Continuerà a seguire il suo cuore come ha sempre fatto e a credere nell'amore. Oh.